Ciao ragazze, eccomi tornata con un altro video. È un video un po' tipo, forse senza senso anche, però mi è saltata all'occhio, anzi, mi è saltata l'idea di fare un piccolo video un po' parlaticcio e di parlarvi di una cosa che mi è successa l'altro giorno che non ho scritto sulla fanpage. Magari chi mi ha come amica su Facebook, nel mio profilo privato, lo sa perché l'avevo scritto, però sulla fanpage non l'ho scritto. Sono in uno stato imbarazzante, direi, però vabbè, cioè, fa niente, ce la possiamo fare lo stesso. Non so dove iniziare. Allora, mi è successa una cosa che so che è comune a circa l'80% delle persone. Quindi, nel senso, ho pensato, faccio questo video, dico cosa mi è successo, così se qualcuno soffre di questa cosa può darmi un consiglio, può aiutarmi, perché mi è appena successa e ne sono totalmente, diciamo, non spaventata, però è nuova, cioè, come cosa è nuova per me. Quindi non so che cosa sia, non so che cosa devo fare e non so come prenderla. Nulla, in pratica venerdì è successo, venerdì sera, ero a scuola e ho iniziato a sentirmi strana. Quindi non lo so, non capivo bene che cosa avevo, però ho iniziato a sentirmi agitata, ho iniziato avere sbalzi di temperatura, quindi passavo da avere caldissimo ad avere freddo. Però non capivo perché non mi era mai successo, dico, mi sento strana, infatti avevo scritto anche a Luca verso le 9:30, 10, dicendogli mi sento strana, lui come fa, ti vengo a prendere, gli faccio no, perché non ho niente, cioè tranquillo vado a casa da sola. E su un momento ho detto, vabbè, sono andata a casa e queste palpitazioni sono un po' aumentate, però ho detto mi metto a letto, mi sdraio, cerco di dormire, così sono a posto. E invece mettendomi a letto, invece di migliorare, diciamo, la situazione è peggiorata. Non riuscivo più a respirare, iniziavo a faticare a respirare e ho iniziato a avere tipo a tremare, ma non avevo freddo, tipo degli scatti, mi veniva da scattare come da tremare, ma in realtà non è che avevo freddo, non erano, diciamo, tremolio da freddo. E poi nulla, allora ho chiamato i miei genitori, ho misurato la pressione e praticamente era alle stelle la mia pressione e anche le palpitazioni. E cosa che io ho la pressione bassissima di solito. Invece era andata alle stelle e più passava il tempo, più facevo sempre più fatica a respirare e non riuscivo a descrivere cosa mi sentivo. Mi sentivo solo il cuore qua ed ero agitatissima, cioè, ma non capivo il motivo. Poi ho iniziato a sentire un formicolio nelle mani e non sentivo praticamente il palmo della mano e, diciamo, queste due dita qua, quindi il mignolo, così. E ho detto, qua sto per avere un infarto. Cioè, sì, in quel momento, beh, piangevo perché essendo la prima volta mi sono agitata tantissimo. E quindi piangevo, mi agitavo ancora di più e non riuscivo a respirare ancora di più. E quindi nulla, allora mio padre ha chiamato subito il 118. E sono venuti a prendermi con la tua ambulanza, con la sirena, e mi hanno misurato, mi hanno un attimo tenuto sotto controllo lì e poi mi hanno portato all'ospedale con l'ambulanza. E praticamente, per fartela breve, mi hanno dato una dose pazzesca di Valium, del tipo che era una boccetta così di Valium. Sono uscita dall'ospedale alle 3 che ero, cioè non capivo neanche io cosa. Cos'ero, perché ero lì, cioè ero completamente andata e sul foglio delle dimissioni mi hanno scritto attacco di panico. Poi sono andata a informarmi su internet e in effetti tutti, diciamo, i sintomi che ho avuto erano sintomi da attacco da panico. E io
Ne sento tante di persone, anche una mia stessa collega mi ha detto che anche lei ne ha sofferto di cercare di non prendere questi ansiolitici o Valium, che diciamo che tampona solo momentaneamente la cosa, ma c'è cioè l'importanza di questi attacchi di panico, cercare di capire il motivo e arrivare diciamo, alla soluzione per toglierlo il motivo, non per tamponarlo momentaneamente. E io non so esattamente perché mi sia venuto, cioè nel senso ero tranquilla in quel giorno, però cioè, mi dicono che comunque può essere una cosa inconsciamente, non mi rendo conto, magari un periodo di stress oppure un qualcosa che mi fa agitare, che non mi fa stare tranquilla. Diciamo che, cioè, boh, sono un po' giù per questa cosa, perché non lo so, non me l'aspettavo. Soprattutto ho paura che mi risucceda, perché veramente l'attacco di panico è bruttissimo, cioè davvero pensavo di morire in quel momento. Cioè, ho detto o mi esplode il cuore, cioè, o ho un infarto e buona, cioè, addio tutti, veramente, è bruttissimo. Però, non lo so, volevo sapere se molti di voi hanno avuto questo tipo di problema, se mi possono dare un aiuto, ovviamente io poi cioè, ne parlerò con il mio dottore, però non, giusto per iniziare a capire qualcosa, perché ecco, posso sapere tanto di, come sapete, sono malata di sclerosi, quindi so tanto su altre cose, ma sull'attacco di panico non so assolutamente niente, quindi non lo so, infatti appena diciamo sono venuti i soccorsi hanno detto che da quello che era non c'entrava assolutamente niente con la mia malattia, che anche l'intorpidimento delle mani è un sintomo dell'attacco di panico. Quindi, boh, nulla, io questo video l'ho fatto principalmente per questo. In realtà volevo, come vi ho scritto anche su Facebook, ho delle domande che mi fate spessissimo. Compreso che scuola faccio, perché a quanto pare ce ne sono un sacco di ragazze che vengono nella mia stessa scuola, però vabbè. E insomma, ci sono tante domande a cui volevo rispondere, però non è la giornata oggi. Direi che essendo anche a casa da sola sono andata un po' in panico e non lo so, ero un po' triste e non avevo voglia di fare un video facendo finta di essere felice, facendo finta di non lo so, sono un po' giù. Quindi, soprattutto perché devo capire perché mi è successo. Quindi aspetto che voi mi facciate sapere qualcosa, se vi è successo una vostra esperienza, ecco, come ho fatto con la mia malattia. Anzi, forse questa è ancora più comune, quindi magari potete aiutarmi ancora di più. Quindi nulla, io vi saluto, non ho nient'altro da dirvi purtroppo oggi. Mi dispiace se vi aspettavate un altro tipo di video, prometto che appena mi rimetto in forma farà tutti i video possibili e immaginabili e vi mando un bacione e vi ringrazio ancora. Ciao ragazze!